Buonasera e buon pomeriggio, grazie a tutti per essere qui, nonostante il momento piuttosto topico direi, e non andremo ad alleggerire il tema, ma almeno proveremo a fare un po' di chiarezza su alcune cose che comunque sono e restano, resteranno anche domani molto, molto importanti e dirimenti. Preannuncio che Sergio Lo Giudice, che arriverà tra poco, sta arrivando da Bologna, che è un po' in ritardo, quindi ci raggiunge tra pochi minuti. Ricordo che questa è l'ultima presentazione del libro del secondo ciclo dei libri della ragione, che si conclude con l'arrivo del caldo e dell'estate. Presumibilmente la Società della Ragione riprenderà in autunno a presentare i libri della ragione, che si chiamano così proprio perché insomma partiamo dall'idea che continui a essere molto importante provare a conoscere e a sapere e a ragionare su temi sui quali spesso insomma si tende a o a sorvolare o a dare giudizi senza la necessaria conoscenza e consapevolezza. Credo che la quotidianità dimostri ancora una volta che il ragionamento e la conoscenza siano insomma l'unica via di salvezza, speriamo, per questo paese. Quindi noi oggi presentiamo il libro Proibisco Ergo Sum, a cura di Filomena Gallo, che è alla mia sinistra, di Marco Perduca a destra, per l'associazione Luca Coscioni. Lo facciamo anche attraverso i contributi di Daniele Oppo e di Sergio Lo Giudice, che come vi dicevo ci raggiungeranno a breve. Ringrazio IBS di Braccio che ci ospita come sempre e diamo l'avvio insomma a questa piccola e speriamo fruttuosa discussione. Proibisco Ergo Sum, che questo titolo provocatorio che scomoda Cartesio, è un'opera divulgativa sulle libertà negate o limitate dal proibizionismo legislativo in Italia. Racchiude interventi di persone che esercitano la politica nel modo migliore, la politica con la P maiuscola, attraverso cioè la divulgazione dei temi sui quali hanno competenze e tentano di fornire soluzioni che vogliono vedere al di là dei limiti e dei divieti. È un libro che ha l'indubbio vantaggio di aiutare ad aumentare la consapevolezza su molti temi, alcuni dei quali ciclicamente ritornano nel dibattito pubblico, spesso a ondate emotive prodotte da casi particolari, altri a carattere maggiormente scientifico e quindi ancora più ostico, se vogliamo, sono sempre latenti. Proprio perché il proibizionismo si basa spesso o fa leva sulla mancata conoscenza dei dati e degli studi scientifici e fa presa come approccio sul cittadino tendenzialmente disinformato e soprattutto sulle sue comprensibili paure. È quindi un libro straordinariamente attuale, ha molto a che vedere con la qualità della democrazia. Investire in conoscenza deve essere una priorità per il legislatore, perché è soltanto attraverso essa si possono formare cittadini consapevoli e preparati, il cui atteggiamento nei confronti della cosa comune, delle amministrazioni e delle istituzioni sarà auspicabilmente meno aggressivo e più partecipe e propositivo. Nella prefazione di Emma Bonino, le proibizioni, nei militari, come le chiama lei, sembrano invece una delle travi portanti della legislazione e delle politiche del nostro paese. Divieti che limitano le decisioni personali, ma hanno anche ripercussioni sociali ed economiche importanti, come nel caso della ricerca scientifica in ambito alimentare, oltre a condurre spesso a risultati opposti verso alcuni verso cui tenderebbe, come nel caso della legislazione sulle droghe che di fatto alimenta mercati paralleli e illegalità. Un esempio di legislazione cui raramente si sente mettere in luce il carattere fortemente proibizionista è quella che riguarda le politiche migratorie, ad esempio, dove il paradigma di chiusura si lega inestricabilmente a quello securitario. Da un lato si è scelta la strada della chiusura dei canali legali di immigrazione, dall'altro si è ricorsi per anni a sanatorie tramite meccanismi complicatissimi, aumentando
le discriminazioni nei confronti degli stranieri residenti, basti pensare alla tassa di soggiorno che a loro era richiesta fino al 2016, gli ingressi irregolari e il lavoro nero. Cosa significa quindi essere antiproibizionisti? Non certo consegnarsi all'anarchia, ma proporre una regolamentazione che tenga insieme evidenze scientifiche, garanzia della libertà individuale e rispetto del contesto, dentro cui necessariamente si trova anche chi non è d'accordo. Significa anche avere un progetto a lunga scadenza, un orizzonte temporale medio-lungo, caratteristiche che, ahimè, se non a mancare, e molto sia al legislatore che alla politica in generale. Il pregio di questo libro è che è estremamente fruibile, sono capitoli molto, molto brevi, assolutamente alla portata di chi non conosce anche l'argomento più complicato, e soprattutto forniscono dati molto utili per l'approfondimento di vari temi. Basta scorrere l'indice per vedere che finalmente le proibizioni nel nostro paese sono di tutti i tipi e toccano dall'individuo nella sua vita più reale fino ai grandi sistemi. Andiamo appunto da tutto ciò che riguarda e ha a che fare con l'autodeterminazione, passando, come dicevo, per le politiche migratorie, la procreazione medicalmente assistita, la cosiddetta GPA, insomma la gestazione per altri, la costituzione, fino ad arrivare a tutto ciò che è ricerca scientifica, la ricerca sugli animali, ovviamente tutto il grande tema delle droghe e per finire alle nuove protezioni in ambiente digitale e telematico. Partirei proprio da queste, perché hanno molto a che fare con la democrazia e con il modo nel quale le persone si informano. L'informazione è ovviamente la libertà dell'informazione, sia per chi la fornisce che per chi è per chi vuole accedervi. Quindi inizierei con Daniele Oppo, che è un giornalista collaboratore di Estensecom, scrive Scienze e Società per il magazine Strade e collabora al Master in Giornalismo e Comunicazione Istituzionale della Scienza all'Università di Ferrara. Partirei appunto dal delicato tema del rapporto tra la democrazia e l'informazione e il tentativo di controllare la rete avendo come obiettivo quello di tenerla la più pulita possibile e la più libera possibile. E questo, soprattutto negli ultimi tempi, credo abbia anche molto a che fare con una serie di disinformazioni di carattere scientifico, su cui peraltro tu ti sei più volte speso. Basti pensare negli ultimi mesi all'affare che ha riguardato i vaccini, un tema che insomma è stato particolarmente discusso su tutti i social media, spesso appunto senza nessunissima competenza. Sempre. Il discorso è molto complicato e ovviamente io non ho alcun tipo di soluzione da proporre. Questo libro tra l'altro parla un convertito, nel senso, sulle proibizioni. Sono sempre stato antiproibizionista, pur venendo magari da pensieri politici rispetto a quelli che hanno molte delle persone che hanno scritto questo libro. Sul digitale vivo anche per un'esperienza lavorativa un contrasto particolare, perché nel quotidiano scrivo per un giornale online che vive di libertà dei commenti, anche se l'abbiamo decisamente tagliata un po' rispetto a come era prima, e però viviamo anche al nostro interno il conflitto della libertà di espressione delle persone e anche dell'interesse nel ricevere un feedback da parte di queste persone, che ovviamente influisce anche sulla, tra virgolette, sul nostro business editoriale. Questo è un conflitto tra
una nostra libertà e la libertà che vogliamo dare alle persone. Però quello che spesso ci viene riproverato, e se ne parla in questo libro, però, quello di dare spazio ai commentatori anonimi, è il problema dell'anonimato in rete. Per noi è un problema da gestire ed è un problema da affrontare anche con le persone terze che si sentono colpite. Questo mi porta a parlare di un contrasto tra che si vive nella rete, tra la possibilità di, che secondo me va garantita, di permettere alle persone una libertà molto ampia, compresa quella di mascherare la propria vera identità, e ovviamente la possibilità delle persone di potersi difendere da un utilizzo errato, da un utilizzo come dire, volutamente odioso di questa libertà. Però penso che nel libro Giovanni Battista Gallo porta alcuni esempi molto significativi. La tendenza del legislatore, che finora non si è avverata, nel chiudere tutte le porte alla possibilità di avere un tipo di libertà molto ampia che oggi si vive nella rete, secondo me è una tendenza pericolosa, perché crea dei recinti molto alti e molto pericolosi, perché un legislatore che è in grado di controllare, a mio avviso, questo tipo di libertà in maniera così pervasiva rischia di in una trasformazione che forse oggi ci fa più paura di prima, di un regime statale verso un regime autoritario. Questi cancelli e questi confini che il legislatore vorrebbe dare molto spesso rischiano di diventare deleteri per la libertà dei singoli. Qui si fanno esempi di alcune proposte, come quella di evitare completamente l'anonimato in rete. Quindi una persona che vuole entrare nella rete dovrebbe registrarsi sempre in qualche modo, che è una cosa che comunque facciamo a livello tecnico, però l'idea di avere sempre un'identificazione all'interno della rete, oppure un controllo superiore da parte degli intermediari della rete, costituisce un pericolo, perché qui quei dati possono essere sempre utilizzati in maniera molto, molto pericolosa. L'abbiamo visto con nel caso di Facebook, con Cambridge Analytica, anche se probabilmente è una situazione molto più piccola rispetto a come ci viene venduta, anche se è importante. E questo fa un salto. È chiaro che poi in un sistema del genere, di libertà così ampia, si tendono a sviluppare dei meccanismi contorti, dei meccanismi, se vogliamo, anche perversi, che aggregano delle comunità che si sentono, sono deresponsabilizzate, e sono però anche dei grandi propagatori di informazioni errate. E ancora una volta, il tentativo di bloccare con la forza dello Stato la propagazione di queste informazioni è un tentativo molto sbagliato. Secondo, a mio avviso, in questo settore, parlo anche di quello che è successo, prima si citava l'esempio dei vaccini. Internet ha funzionato come si chiamano le camere dell'eco, soprattutto sui vaccini, e funziona sui temi più controversi della scienza. E una delle risposte che poi si attacca a tutto il filone sulle fake news è stata quella di nuovo di arrivare alla censura statale. Qui ci attacchiamo anche i tentativi, come il famoso red button della polizia postale. Insomma, segnalare delle informazioni false alla polizia postale e far intervenire la polizia postale sulla correttezza dell'informazione è un tentativo grave, secondo me, di limitazione della libertà cinese. Perché, ma è sbagliato anche, secondo me, come approccio, perché l'intervento che va fatto
sulla correttezza dell'informazione, e la correttezza dell'informazione nel mondo digitale, nella libertà digitale, non può passare per la coercizione, non può passare per l'imposizione di una verità, e non può passare per l'imposizione della verità soprattutto sui temi scientifici, dove una verità in realtà non esiste. Noi ci siamo abituati, ci stiamo abituando a parlare di scienza come di un'esperienza da cui si ricavano delle verità certe, ma non è così. Quando si parla di vaccini, si dice che i vaccini non sono pericolosi. È vero, non sono pericolosi, però attenzione, che non significa rischio zero. Non possiamo vendere la non pericolosità attuale dei vaccini come rischio zero, non possiamo ridurre la complessità utilizzando degli slogan per convincere le persone senza fare in modo che le persone riescano a capire cosa c'è dietro. Quando si dice, ad esempio, che una cosa che su internet, su Facebook, sui social media ha avuto molto successo, la velocità della luce non si decide per alzata di mano, si dice una cosa sbagliata in realtà, perché la scienza, la scienza non è democratica, è una cosa scorretta. La scienza è democratica, la velocità della luce non è la scienza, è il prodotto della scienza, e la scienza al suo interno ha meccanismi di democrazia. Quindi evitiamo, oltre agli interventi autoritari, di non fare anche un intervento culturale che sia troppo semplificatorio rispetto alla complessità delle questioni. Direi che sono a posto. Grazie Daniele, poi magari facciamo un secondo giro. Sì, mi pare che il tema del tentativo di semplificare la complessità sia un po' la caratteristica dei giorni, insomma, dei mesi, degli anni che stiamo vivendo. Ahimè, non tutto è semplificabile, non tutto è riconducibile ad un pensiero breve. D'altra parte, insomma, è molto tempo, insomma, che un po' tutti ci siamo abituati ad essere, ci viene richiesto costantemente di essere veloci, efficaci nel breve, sintesi, e questo purtroppo non sempre è compatibile con la comprensione dei problemi. E questo credo peraltro sia anche uno degli elementi che tendono ad aumentare molto la conflittualità su alcuni temi. Chiederei adesso a Filomena Gallo, che è una avvocatessa cassazionista esperta di diritto di famiglia, di diritto internazionale, problematiche legislative nelle biotecnologie, insegna all'Università di Teramo e soprattutto è segretaria dell'Associazione Luca Coscioni, di farci un excursus sul tema che lei tratta all'interno di questo libro, che è quello relativo alla legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita, che nel titolo le definisce poi legislativamente ostacolata. Ed è il classico esempio di legge con un impianto fortemente restrittivo, che poi via via è stato destrutturato sia dalla Corte Costituzionale che dalla Corte Europea dei Diritti Umani. Quindi rimane questa sorta di scheletro di una legge iniziale che era già partita come qualcosa che tendeva più a negare che a offrire, che probabilmente invece doveva essere nelle intenzioni e nelle volontà qualcosa che mettesse invece le persone nella possibilità di accedere a una libertà o comunque a un diritto che a loro era negato. Grazie e grazie per aver organizzato questa presentazione. Voglio ringraziare anche la libreria che ci ospita. E questo volume è un elenco, un catalogo di proibizioni tutte italiane, che vengono focalizzate con degli interventi, ma ci sono anche delle proposte. Noi abbiamo imparato che nel nostro paese è più facile proibire che legiferare in modo adeguato per rispettare le libertà e i diritti di tutti i cittadini, che i cittadini italiani, alla luce della Carta Costituzionale. E la legge 40
io non mi stancherò mai di sottolineare come sia un esempio di sottrazione di libertà e di diritti che il legislatore ha attuato con una norma che ha creato dibattiti parlamentari per 10 anni, cambiavano i governi e si discuteva di una norma sulla fecondazione medicalmente assistita che è diventata una norma sulla procreazione medicalmente assistita. Quindi anche un cambio semantico di terminologia. È un elenco di divieti che ci rendeva secondi soltanto a Costa Rica. Una legge che vedo tra voi amici con cui abbiamo lavorato su questa legge fin da quando è stata emanata nel 2004, il 10 marzo del 2004 ed entrava in vigore. Eppure eravamo stati auditi nelle commissioni, il mondo scientifico, i rappresentanti del mondo giuridico, chiari, era una legge che non aveva fondamento giuridico per i divieti e fondamento scientifico per la limitazione nell'applicazione delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita. Allora, un referendum che molti dicono ha confermato la legge, cioè lo affermano chi difende ancora questa legge, chi il giorno dopo una delle ultime dichiarazioni di incostituzionalità al Ministero mi afferma avete vinto, ma io devo difendere il difendibile ancora. La legge non è stata confermata dal referendum, perché un referendum che non raggiunge il quorum è come se non si fosse mai realizzato, non hanno vinto i no e non hanno vinto i sì. Ma io vorrei però dire, anche se c'è stata una piccola quota di cittadini italiani che è andata a esprimere il proprio voto su quel referendum, il 25% degli italiani che non bastò, votò no alla legge 40. E allora dopo un'esperienza dove io ho conosciuto Luca Cuscioni all'epoca, proprio sul referendum sulla legge 40, rappresentavo un'associazione di coppie che volevano una buona norma, ma che facesse chiarezza in una materia che è talmente delicata. Volevano sapere chi poteva far cosa, un registro che doveva essere effettivo. E la scienza segue altri canali, non può essere limitato da una norma che invece è ferma, è cristallizzata. E la scienza deve prevedere una norma, cioè per la scienza le norme devono essere dei regolamenti, devono essere facilmente aggiornabili, invece questa norma ferma tutto. Allora conobbi Luca Cuscioni, l'associazione Luca Cuscioni, proprio sul referendum, sulla legge 40. E da Luca Cuscioni, la battaglia per la ricerca scientifica, il Partito Radicale, le associazioni costituenti, che ho conosciuto proprio nel 2004, mi sono fermata, all'inizio ho pensato un uomo che con la forza degli occhi, la sua volontà, comunica con un comunicatore meccanico, sta cercando di cambiare la storia del nostro paese in materia di libertà. In materia di libertà e di tutela, diritti, avere un bambino, la ricerca scientifica, diritto alla scienza, poter usufruire della possibilità che la scienza ci offre nella cura, per superare una problematica sanitaria. E io sì, lavoro, faccio l'avvocato, non ho mai fatto politica. In quel momento ho capito che ancor più ognuno di noi, con il proprio lavoro, con quello che meglio sa fare, può provare a cambiare le cose nel nostro paese e non pensare però nulla cambia, almeno ci prova, mette a disposizione il proprio lavoro. E allora dal referendum sulla legge 40 cosa succede? Noi abbiamo visto sul banco degli imputati scienza e religione, non persone che avevano un desiderio, poter avere una famiglia con dei bambini, è un limite, l'impossibilità di avere una gravidanza e di portarla a compimento, o di avere una gravidanza sicura, con la certezza che non trasmetti quella malattia che tu conosci bene al proprio figlio. Un genitore vorrebbe evitare anche un raffreddore al proprio figlio, figuriamoci nelle malattie
mortali. Io ho conosciuto Neris e Alberto, hanno scoperto di essere portatori della forma più grave di SMA, la SMA 1, con la nascita di Beatrice, la loro bambina. Una bambina che i primi mesi bella, puffutella, però la mamma diceva ma non scommetta come gli altri bambini. E il pediatra guardava questa mamma stupito e diceva signora, questa bimba è un po' cicciottella, ecco, le viene da mangiare. Invece quella bambina era affetta da atrofia muscolare spinale di tipo 1, la più grave, che l'ha fatta morire a solo 6 mesi di vita. Allora immaginatevi quei genitori che non volevano avere un'altra gravidanza e vedere morire un proprio figlio così. Coppia fertile, portatrice di patologia genetica, diagnosticabile, priva del trasferimento in utero della blastocisti nell'embrione, ma che non può accedere alla fecondazione medicalmente assistita perché sono fertili e quindi non possono fare diagnosi per impianto. E allora, da un referendum che vede un dibattito su scienza e religione, vengono completamente esclusi i destinatari della legge, ad una presa di coscienza delle persone, i destinatari, che iniziano a fare un passaggio obbligatorio nei tribunali. Vanno dal medico, viene individuata dal medico la strada da seguire, non ci sono i limiti della legge 40. Non vanno da un avvocato, si rivolgono a un'associazione. 4 gli interventi della Corte Costituzionale che sono significativi perché cambiano questa legge, con orgoglio posso dire che 2 di questi 4 interventi sono stati sollevati grazie alle coppie che si sono rivolte all'Associazione Luca Coscioni, che ho assistito io insieme ad altri colleghi, e nascono i collegi giuridici per cambiare la legge 40 con attività pro bono. E allora si va in Corte Costituzionale, ma non si va solo in Corte Costituzionale, per 38 volte la legge finisce dinanzi ai tribunali, che ne danno un'interpretazione, eliminano degli ulteriori divieti introdotti tramite un eccesso di potere con atti amministrativi che non hanno il potere di cambiare una legge, parlo delle linee guida, e per 4 volte la Corte Costituzionale cancella divieti della legge. Ma sono divieti che noi avevamo affrontato anche con i referendum. Però intanto il tempo passa. 2004, siamo nel 2018, è stato cancellato il divieto di produzione di più di 3 embrioni, fecondazione di solo 3 ovociti, l'obbligo di unico e contemporaneo impianto di tutti gli embrioni prodotti, la legge li definisce embrioni, sono blastocisti, quindi anche la parte scientifica non è corretta, divieto di eterologa, termine che è presente nella legge, che i medici mi insegnano che eterologo significa procreazione tra specie diverse, che non è così. C'è la donazione di gameti da parte di un terzo anonimo. Tra l'altro la legge vietava la tecnica in Italia, ma prevedeva che chi avesse violato questo divieto andando all'estero, comunque al rientro c'erano le massime tutele per il nato. Divieto di sconoscimento, anonimato del donatore, divieto di sconoscimento anche per la mamma, nessun rapporto giuridico con il donatore. Quindi il divieto però vanno a fare altrove, in Italia no. Accesso per le coppie fertili portatrici di patologie genetiche alla fecondazione assistita. Eppure ancora oggi c'è chi rappresenta il ministero e dice che è una tecnica. Cioè, non è possibile attuarlo in Italia perché la diagnosi preimpianto è vietata in Italia, ci vuole una legge, dando una lettura a quella sentenza del 2015 in modo strumentale, dove la Corte ha preso atto che il legislatore in tanti anni non ha mai cambiato la legge, non è mai intervenuta, non ha emanato una normativa che superasse questo divieto. E che cosa fanno i giudici? Non possono fare un elenco delle malattie diagnosticabili, perché oggi sono 10, domani possono essere 20. Stabiliscono che può accedere alla fecondazione medicalmente assistita chi
ai requisiti per accedere a un'interruzione volontaria di gravidanza, articolo 6 della legge 194. Quindi delimita un perimetro, può incorrere in un aborto, la diagnosi preimpianto viene equiparata alle indagini prenatali. E poi ancora la Corte ritorna sui divieti e stabilisce che selezionare gli embrioni da trasferire in utero non è eugenetica. Si ritorna alla tutela della salute della donna, non è più l'embrione l'oggetto di tutela assoluta di questa legge, ma in affermazione di giurisprudenza costituzionale, colei che è già persona passa uno scalino più in alto. Rimangono dei divieti, ma ci insegna intanto quello, il lavoro che abbiamo fatto su questa legge ci insegna che la volontà delle persone, la voglia di sentirsi cittadino in un paese dove si vive, prevale sulla volontà politica di introdurre dei divieti che non hanno alcun fondamento. Pensate che le relazioni al Parlamento ogni anno hanno evidenziato quanto questa legge fosse dannosa e inefficace. Qualsiasi altro Parlamento l'avrebbe modificata, invece non è mai avvenuto. Cambiano le maggioranze, cambiano i governi, non è mai il momento di parlare di riforma della legge 40. Nell'ultima legislatura c'è stato un tentativo, era stata calendarizzata, c'era anche una relatrice, Donella Martesini, ma non è stata, il lavoro non è andato avanti, i tempi non c'erano. E allora rimangono dei divieti, dicevo. Negli altri paesi gli embrioni non idonei per una gravidanza vengono donati alla ricerca scientifica. In Italia no. Negli altri paesi gli embrioni che non vengono utilizzati, faccio l'esempio in Spagna, la coppia firma un consenso informato dove c'è la possibilità di donare i propri embrioni ad altre coppie, quindi un etorog totale, e si parla di donazione per finalità riproduttive, oppure di donarli alla ricerca scientifica. Quella coppia viene richiamata, viene confermato quel consenso prestato all'inizio, dopo un periodo. In Italia tutto questo non è possibile. Non è possibile nemmeno sapere quanti embrioni ci sono non idonei per una gravidanza, perché questi dati vengono cancellati dalla relazione al Parlamento, nonostante siano in possesso del Registro Nazionale sulla Fecondazione Assistita, che è la parte che più condividiamo della legge. Io la settimana scorsa ho assistito ad una trasmissione dove si parlava di donazione di embrioni. E allora ve la devo dire tutta, ti cascano le braccia. Adozione di embrioni cosa significa? L'articolo 1 del Codice Civile lega l'evento nascita, tutele dei diritti. E parlare di adozione di blastocisti significa cancellare la 194 del nostro paese in un colpo solo e cancellare anche la fecondazione medicalmente assistita. Ho immediatamente fatto un tweet, ormai si comunica con i tweet, non riesci a parlare con una redazione, pure la giornalista aveva contattato il nostro ufficio stampa per sapere se c'erano state proposte di legge sull'adozione degli embrioni. E io rispondo, sì, ci sono state, ma sono state immediatamente bloccate. Era un tentativo per far ritornare l'eterologa, ma diamo il nome esatto alle cose, chiamiamole come si chiama donazione di embrioni per finalità riproduttive, non è un'adozione, si adottano i bambini in stato di abbandono, giusto, però prendere in considerazione se quegli embrioni hanno sicurezza sanitaria, poterli donare per una tecnica riproduttiva che consente ad un'altra coppia di avere un bambino, se chi li ha prodotti è d'accordo. Invece no, esce una trasmissione così, siamo favorevoli alla donazione per finalità riproduttive, ma non siamo favorevoli all'adozione dell'embrione, perché non vogliamo ritornare indietro. Quindi è come se poi dovessimo sempre anche difendere
non solo i risultati conseguiti, ma anche la possibilità di peggioramento di quello che c'è. Perché da un lato noi difendiamo adesso i risultati conseguiti, l'associazione Luca Coscioni, forse poi molto spesso negli ultimi tempi, è più conosciuta sulle battaglie sul fine vita. Noi ci occupiamo delle libertà dall'inizio alla fine della vita, perché l'autodeterminazione deve essere un alleato della politica, deve rafforzare la politica. Ma così non è, e lo facciamo sull'assistenza, l'aggiornamento dei LEA, nomenclatore tariffario degli ausili e delle protesi. Bene, allora facciamo un esempio, la fondazione assistita è stata inserita nel LEA. Dopo anni di richieste noi siamo contenti perché lei era un fermo nel 2001, il nomenclatore tariffario degli ausili e delle protesi, che è quell'elenco dove ci sono gli ausili, le protesi, il materasso da decubito, ferma 1999. Bene, nel 2017, dopo vari governi e riforme già pronte, mai però emanate, la Lorenzin fa questa riforma. Contentissimi, inserita anche per la prima volta nella storia italiana la fecondazione assistita nei LEA, quando nel 2004 l'infertilità e la sterilità, secondo il ministro Sirchia, erano un disagio sociale, non una patologia. Cosa succede però? È trascorso un anno, è come se non fosse cambiato nulla, mancano le tariffe. Il nomenclatore tariffario degli ausili e delle protesi presenta delle storture, che ha bloccato le ASL nell'assegnazione di questi ausili, perché sapete, ci sono degli ausili che prevedono la partecipazione di chi li deve utilizzare, l'apparecchio acustico, alcuni tipi di sedie a rotelle, non puoi fare un bando di gara a ribasso per acquisirlo, devi avere la persona che, a cui deve essere assegnato, che lo deve partecipare all'assegnazione. Quindi la proposta qual era? Facciamo un repertorio come il prontuario farmaceutico, dove c'è un codice, l'ausilio, il prezzo minimo, il prezzo massimo, totale trasparenza. No. Trascorso un anno, tra i consensi che abbiamo dato c'è stato anche quello come lavoro che noi proponevamo, anche quello che finalmente i LEA devono essere aggiornati ogni anno. Non ogni 3 anni e poi passano 10, 11, 12, 13, 14, 15 anni. L'anno è scaduto, non c'è stato un aggiornamento. È vero, c'è una commissione che sta lavorando, ci sono state le elezioni, non sappiamo questo paese dove andrà, ma intanto la vita delle persone scorre davanti. Persone che vorrebbero avere una gravidanza in Italia, che devono andare all'estero, persone che sperano in una cura e vedono Made in Parma al nostro congresso mondiale di aprile, che ci fa vedere un video dove sono passate alla fase clinica con studi che utilizzano staminali estratte da embrioni, e in quel video noi vediamo una donna malata di Parkinson prima e dopo, dove c'è il dottor Coffi che viene dall'Inghilterra e ci fa vedere un video stato in fase clinica, pubblicato su Nature, 2 persone, 60 anni e 80 anni. Sappiamo che l'età ci fa perdere delle funzioni. Quelle persone avevano perso la vista, oggi leggono, guardano la televisione. E in Italia, se un malato italiano volesse entrare in quel programma di fase clinica, una parte di ricerca, non può farlo, che vive in Italia, si deve trasferire in Svezia o in Inghilterra. E allora torniamo nei tribunali. Torniamo nei tribunali per cancellare un divieto che era stato previsto, prima ne parlavo con Andrea, era stato previsto con Paolo, ne parlavo con Paolo, era stato previsto anche dai quesiti referendari. La ricerca, Andrea stava seduto nella prima fila, ne parlavo con il professor Paolo Veronesi, un divieto che era stato previsto anche nei quesiti referendari, embrioni alla ricerca. La Corte Costituzionale nel 2016 ci dice che deve intervenire il legislatore su questo divieto, però c'era un quesito referendario. Allora, interpretiamo quella sentenza e ritorniamo nei tribunali per formulare diversamente la richiesta.
E poi ci sono altri divieti, gestazione per altri, però tra due minuti concludo, gestazione per altri, un tema attaccato durante la legge sulle unioni civili, una legge che afferma dei diritti, delle libertà, finalmente torniamo nel terzo millennio nel nostro paese, però no, le coppie no, non possono avere bambini, non se ne parla proprio. Eppure la scienza consente ad una donna che non ha l'utero, ad una donna che non può portare avanti una gravidanza, ad una coppia dello stesso sesso, la scienza consente di avere una gravidanza in paesi dove queste pratiche sono normate e di avere una famiglia con i bambini. In questo libro troverete la storia di Maria Sole, una donna italiana, salutiamo Sergio Bruce che è appena arrivato, una donna italiana che è nata con un abbozzo di utero, non ha l'utero, ha le ovaie, è fertile, ma non ha l'involucro dove far crescere questa blastocisti che diventa un embrione, poi un feto e poi nasce un bambino. E lei fa un appello affinché qualcuno l'aiuti a diventare mamma, nel nostro paese, dice sono italiana, mi rendo conto delle difficoltà, cercheremo di affrontarle insieme, fa parte della vita di nostro figlio, della vita della mia famiglia. E intanto le coppie italiane di sesso diverso, dello stesso sesso, vanno all'estero, in paesi dove tutto è normato, tornano in Italia e iniziano i procedimenti in tribunale per un'affermazione di genitorialità, ma in Italia no, non ne parliamo. Abbiamo provato a fare una legge, abbiamo scritta, era una bozza di lavoro, che poi depositata in Parlamento dava la possibilità di discussione, di migliorarla. Finita la legislatura continuiamo a lavorare con la determinazione che ci possa distinguere, arriveremo un giorno anche a depositare tutto ciò per fare in modo che insomma il diritto e le libertà abbiano delle strade che la politica riconosca e faccia diventare fiore all'occhiello nel nostro paese, perché se la legge sulle DAT ha fatto diventare i cittadini italiani finalmente maggiorenni, quindi possono scegliere, di strada ancora ne abbiamo tanto. Grazie. In quello che dici si riconosce la traccia della determinazione e anche della pazienza radicale, che sono fondamentali e sono state e continueranno ad essere fondamentali per lo sviluppo dei diritti nel nostro paese. Saluto l'accantato Sergio Lo Giudice, che però aveva avvisato che sarebbe arrivato un po' lungo, se ha ripreso fiato io gli consegnerei subito il microfono. Sergio Lo Giudice, che abbiamo insomma la fortuna di vedere ospitare spesso qua a Ferrara, è stato senatore per il Partito Democratico dal 2013 al 2018 nella legislatura precedente, insegna filosofia e storia a Bologna, è portavoce di Rete Dems ed è attivista dei diritti LGBTI, che sono molto presenti in questo libro che stiamo presentando, perché molte e molto forti sono le proiezioni attorno a tutto il tema dei diritti che riguardano la persona, la sessualità, l'autodeterminazione e fondamentalmente il modo in cui una persona decide di vivere e di relazionarsi anche all'interno di una coppia. Tu sei stato peraltro in Parlamento in una fase, possiamo dirlo, abbastanza fortunata sotto il profilo della conquista dei diritti civili, perché della precedente legislatura la non completa, ma insomma già buona legge sulle unioni civili, che però, come abbiamo accennato, tiene completamente fuori, ad esempio, tutto il tema dei figli. C'è quindi sicuramente un grossissimo scoglio culturale rispetto a tutti questi temi, che però in qualche modo insomma noi dobbiamo coraggiosamente affrontare, provare a superare.
Grazie, perdonatemi il ritardo, avevo un impegno di lavoro, poi però tra l'altro è stato amplificato dal traffico che non avevo previsto. Mi dispiace per non aver ascoltato gli interventi sicuramente interessantissimi di chi, come Marilena, Marco. Marco non ha ancora parlato, va bene. Questo solamente quello di Filomena, che sicuramente vuol dire rappresenta una figura che nell'attuale panorama italiano è in primissima fila contro le proibizioni e per l'ampliamento dello spazio, degli spazi di libertà delle persone. E sicuramente aveva detto cose molto interessanti, quindi io forse ripeterò anche qualcosa che lei ha già detto. Noi viviamo in un paese che ha una, come dire, cultura liberale molto scarsa. Quando parlo di cultura liberale intendo il liberalismo buono, quello che fa riferimento alle libertà, agli spazi di libertà delle persone, che considera appunto che bisogna lasciare alle persone la libertà di poter fare tutto ciò che non è vietato, che vieta solo tutto ciò che comporta un danno ad altri. Ecco, le proibizioni di cui stiamo parlando, cioè quelle proibizioni cattive, quelle proibizioni immotivate, sono le proibizioni di comportamenti che non contengono danno nei confronti delle altre persone, che non comportano un danno nei confronti delle altre persone, ma comportano, come dire, lesioni neanche alla concezione del mondo di altri, alla pretesa monopolistica di concezioni del mondo. Quando si dice, per esempio, che il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali o composte da persone dello stesso sesso rappresentano una minaccia alla famiglia tradizionale, significa solo una cosa, cioè dire rappresentano una minaccia al monopolio della famiglia da parte di un determinato modello familiare. L'unica cosa che può sentirsi minacciata è quella, è l'esclusiva, è l'unicità, quindi non diritti di altri. Una situazione di asimmetria che comporta evidentemente di fatto un privilegio rispetto ad alcune situazioni e un danno rispetto ad altre. In condizioni di questo genere, quindi la prima cosa che si dovrebbe riuscire a fare è smontare questo pregiudizio. Il pregiudizio che ci dice: se tu riconosci libertà ad alcuni, poi arriveranno le cavallette, poi, come dire, la struttura antropologica della società ne avrà un qualche documento. Io entro subito nel merito di una questione per fare un esempio, e la questione è quella della gestazione per altri. Sono arrivato che il Filomena in qualche modo ne stava facendo un cenno. A me esistono, la gestazione per altri, lo sapete, è una, diciamo, tecnica di produzione assistita, di procreazione assistita, che a differenza delle più tradizionali, per me possiamo parlare di tecniche tradizionali, di procreazione assistita, non significa utilizzare il gamete di un donatore, cioè di un seme di un donatore o l'uovo di una donatrice, ma fa ricorso anche ad una donna che porta avanti la gravidanza per conto di un'altra coppia, solitamente una coppia eterosessuale, più raramente, anche se in maniera già più vistosa per la polemica pubblica, una coppia dello stesso sesso. Ora, ci sono obiezioni di vario tipo rispetto alla gestazione per altri. Ci sono obiezioni di natura politica, obiezioni di natura morale, obiezioni di natura religiosa, obiezioni di natura antropologica. Con un carciofo, chi come me si trova in diverse situazioni ad affrontare questo tema, con un carciofo io provo a distinguere le obiezioni nelle sue varie componenti. Ecco, visto che siamo presentando un libro cartesiano, diciamo cartesianamente, provo a distinguere e a differenziare le obiezioni, e al di là di quelle obiezioni fondate sul remore di natura biologica, cioè molta critica al fatto che una coppia
gay, cioè gli uomini omosessuali, possa fare ricorso alla gestazione per altri, è decentrata, nel senso che è fondata sul pregiudizio scientifico, perché appunto tutta la letteratura scientifica va dall'altra parte, che un bambino cresca male con una coppia di genitori dello stesso sesso, quindi come dire, è fondato sul pregiudizio sulla genitorialità maschile. Ma tolto dal campo questo, poi c'è anche chi invece ritiene che una coppia dello stesso sesso possa crescere un bambino in modo positivo, ma è contrario alla pratica, alla tecnica. A me spesso capita di affrontare discussioni articolate con detrattori di questa pratica, dove si inizia a parlare dei diritti della donna. E quando si arriva poi al punto centrale, cioè a dire che esistono sicuramente situazioni di donne sfruttate, situazioni che vanno non solo denunciate, ma anche in qualche modo combattute, anche, perché no, attraverso un intervento di carattere internazionale che coordini le politiche dei vari stati per isolare questi fenomeni. Ma quando si arriva a distinguere fra queste situazioni e le situazioni di donne libere, consapevoli, non economicamente svantaggiate o in situazioni di bisogno, che vivono in paesi ricchi e civilizzati come il Canada o gli Stati Uniti, che sono tutelati da leggi dello Stato che considerano queste pratiche assolutamente legittime, che tutelano in maniera specifica i diritti di tutte le persone coinvolte a partire dalle donne, caduta quindi l'obiezione che quella donna lì è sfruttata e riceve un danno, anche perché poi quella donna viene, sono sempre di più le testimonianze dirette, donne che dicono: signore, io non ricevo nessun danno, non ti permettere tu di sindacare sulle mie scelte di vita e di dire che io non lo posso fare perché tu consideri che io sarei danneggiato o sfruttato da questa cosa, che io invece faccio molto liberamente, molto serenamente, con l'orgoglio e la consapevolezza di stare facendo per un'altra famiglia, come il regalo più bello del mondo, perché gli sto aiutando a costruirsi una loro famiglia. Il tema dello sfruttamento della donna viene messo da parte, allora si parla del tema dei diritti del bambino. Voi private questo bambino di una figura genitoriale materna, quindi state facendo un danno, allora lì è tirare fuori tutta la letteratura scientifica, appunto le osservazioni dei vari ordini, psicologi, pediatri, psicanalisti, anche psicanalisti, psichiatri anche in Italia, che dicono: no, non è così, questi bambini crescono bene. E allora via, vai dai a dire: scusate ragazzi, ma questi bambini sono lì, sono in carne e ossa, sono vivi, crescono bene, voi mi state dicendo che per tutelare il loro presunto diritto ad avere due figure genitoriali di tipo diverso, a questi bambini bisognerebbe togliere il diritto di venire alla vita, al mondo. Voi ci state chiedendo, ci state dicendo perché per questi bambini sarebbe meglio non essere mai nati che vivere in questa situazione, che è un'affermazione smentita evidentemente dalla realtà dei fatti. Allora, quando arrivi al dunque rispetto al fatto che, come dire, non regge neanche l'argomento del benessere del bambino, si staglia in tutta la sua come dire, dimensione ideologica la motivazione vera, cioè motivazione di carattere morale, antropologico. Allora, lì tocchi con mano il fatto che alla fine dei conti tranne che non sia per motivi, come dire, religiosi, su cui, come dire, non mi addentro, non metto lingua, eccetera, anche se ritengo che qualunque, come dire, motivazione religiosa deve guidare il comportamento di una persona, non deve essere imposto alla società come comportamento di tutti, e vedi la motivazione ideologica, vedi quello che una volta, come dire, quando si parlava del delitto di stupro, veniva tematizzato come la differenza tra un reato contro una persona e un reato contro una morale. Ecco che oggi, alla fine dei conti, devi contrastare l'idea del ricorso a tecniche di fecondazione assistita nuove. Ieri era la fecondazione assistita, l'altro ieri era la fecondazione assistita, ieri era la fecondazione eterologa, oggi è la fecondazione eterologa per le coppie dello stesso sesso, perché è drammaticamente ingiusto che l'apertura alla fecondazione eterologa per coppie di sesso diverso non abbia poi comportato l'apertura della stessa tecnica per coppie dello stesso sesso, che sono oggi peraltro riconosciute dalla legge come coppie, come famiglie meritevoli di tutela di dignità, e che vengono riconosciuti ogni giorno dai tribunali italiani la possibilità di diventare insieme genitori di questi bambini.
e poi ancora per la gestazione per altri, tu ti trovi di fronte a un'obiezione che è: questo è un comportamento che mina, come dire, l'integrità morale della nostra società. E quando tu hai su questo piano, come su altri, l'idea di un comportamento che mina l'integrità morale della società, vuol dire o scrolli le spalle e ritiri, rinunci, oppure, come dire, a me piace fare, sono in modo di accompagnare questo tavolo, ti rimbocchi le mani, ti tiri fuori le unghie, le denti, e nei denti, e vai avanti per quella strada. Io ho presentato, per fare un altro esempio, un disegno di legge in Parlamento sull'assistenza sessuale per le persone disabili. Non c'è verso di riuscire, non c'è stato verso in 5 anni di riuscire, pure in una legislatura che sui diritti civili ha fatto delle cose. Abbiamo già citato i diritti civili e dichiarazioni anticipate di trattamento, basterebbero a fare giornate, insomma, bastano dare senso a una legislatura partita malissimo. Però non c'è stato verso neanche di iniziare una discussione su questo tema, perché anche lì ti ritrovi non solo le destre, non solo punti di vista, come dire, più o meno religiosi, insomma, motivati da questioni religiose, ti trovi dentro anche poi un pensiero sedicente di sinistra, sedicente femminista, che dice no, perché comunque in ogni caso qualunque azione legata alla sessualità che comporti un trasferimento di denaro va vietata dalla nostra società. L'assistenza sessuale per disabili, per come dire, precisare di cosa stiamo parlando, non è attività di prostituzione, è la costruzione di figure professionali formate che si occupino di aiutare le persone con disabilità a praticare, esercitare la sessualità. Noi parliamo di persone, come di una casistica che va dalla persona paraplegica che non riesce neanche a toccarsi, a, come dire, la persona che ha un problema magari di autismo, che non riesce, quindi, a costruire la relazione con l'altro, persone che in un senso o nell'altro, nel senso fisico, nel senso di un accompagnamento, come dire, alla consapevolezza di sé, che magari hanno la loro autonomia, non hanno bisogno di un sostegno specifico senza remore, fatto anche di un aiuto fisico, di una persona che sia disponibile a un contatto fisico con te. Bene, questa figura la vorremmo far partire proprio anche per sgombare il campo, per metterla dall'altra parte rispetto al tema della prostituzione, sulla cui legittimità da parte di persone adulte e consenzienti, ma appunto anche lì ci sarebbe tanto da dire e tanto da cambiare nella legislazione italiana. Bene, questo non si può fare, perché laddove si parla di sessualità, il tema della proibizione esplicita nel nostro paese va di pari passo a quell'atteggiamento che qualcuno ha chiamato, per esempio, per come si è sviluppato nella legislazione, nella società italiana, a proposito dell'omosessualità, di tolleranza repressiva, per cui io ti lascio fare a patto che tu non mi chieda che questo venga normato. Io accetto che ci sia un comportamento in qualche modo, che io non condivido moralmente, a patto che questo non voglia, non pretenda di assurgere a una dimensione pubblica, che è l'ostacolo, appunto, questo si fa ma non si dice, che si è trovato di fronte chi in questo paese ha lottato per una legge sul divorzio, una legge sull'aborto, per l'abolizione del delitto d'onore, del matrimonio riparatore, tutte quelle leggi che, come dire, o coprivano o nella loro assenza ignoravano bisogni reali delle persone, poi di vivere liberamente la propria vita e di poter esercitare libertà individuale, appunto, senza un intervento limitativo, proibitivo da parte dello Stato. Fatto questi due esempi, mille altri ce ne potrebbero essere. E chiudo tornando da dove ero partito. Noi abbiamo una storia patria che è fatta storie collettive, storie comunitarie, nel bene e nel male. Nel bene, perché le storie collettive sono sempre belle, perché richiamano principi di solidarietà; nel male, perché il nostro paese non è abituato
a un rapporto sano fra l'individuo e lo Stato, dove l'individuo guarda lo Stato come una realtà che tuteli i tuoi chieda dei doveri, ma tuteli il tuo spazio di libertà. Il rapporto fra gli italiani e lo Stato è sempre stato mediato dalla Chiesa, dal partito, dal clan locale, dalla campanile, dalla squadra di calcio, dall'appartenenza, dalla famiglia, da appartenenze micro o macro sociali che in qualche modo hanno rappresentato però un elemento di distanza nei confronti dello Stato. E quel principio per cui noi, se entri in casa mia il salotto brilla come uno specchio, ma poi butto le cartacce fuori casa. Ecco il principio per cui, come dire, il mio spazio morale è quello della mia famiglia, ma nel mio rapporto con le altre famiglie se posso fregare freddo. Insomma, i miei costumi del carattere italico che ben conosciamo e che, come dire, poi a un livello di rapporto tra il singolo e le istituzioni, a mio parere, sono una delle cause fondamentali della mancanza, per l'appunto, di una cultura attenta ai diritti degli individui, nel senso di una cultura attenta a tutelare un rapporto sano fra il cittadino e lo Stato. Su questo naturalmente c'è tantissimo da fare, per fortuna ogni tanto qualcosa si riesce a fare. Questa legislatura ha dimostrato che con la caparbietà, con la tenacia, soprattutto i soggetti interessati, quella legislatura, diciamo due legislature fa, stiamo parlando di due legislature fa, ecco. Sentivo già alla radio che c'è anche l'ipotesi che Cottarelli non riesca a fare il governo, ma si vada a votare. Ha detto che ha bisogno di più tempo. Comunque sì, diciamo che possiamo già parlare di due legislature fa, questa non ha fatto niente, confidiamo nella prossima. Grazie, Marco. Marco Perduca, che è stato senatore a questo punto un sacco di legislature fa, comunque dal 2008 al 2013, ha coordinato le attività del Partito Radicale all'ONU e collabora a livello internazionale sui temi dei diritti umani e fa ovviamente parte dell'associazione Luca Coscioni. A lui una domanda secca e diretta: perché allora conviene essere antiproibizionisti? Se convenga, devo dire, andrebbe chiesto ai cittadini dei paesi dove col passare degli anni sono state modificate le leggi che all'origine erano proibizioniste o imponevano delle limitazioni, e una volta modificate le leggi e le politiche conseguenti, il contesto sociale e anche economico è cambiato, e abbiamo, in particolare devo dire per quel che riguarda le droghe, perché l'antiproibizionismo viene molto spesso associato alle droghe, iniziamo ad avere documentazione, in particolare dagli Stati Uniti, che da dove si è cambiata la legge che proibiva la produzione, il consumo e il commercio per tutti i fini della marijuana, è diminuita il consumo, è migliorata la salute, sono entrati più soldi nelle casse dello Stato, è migliorata la qualità e girano miliardi di dollari. Ecco, ora vi dovete dire qual è l'argomento a favore del tornare indietro, o comunque quale sarebbe stato l'argomento in origine per imporre questo tipo di proibizione. Quindi, ora volevo fare un ragionamento un po' teorico, mi scuserete, allora in tardo, ma prima volevo fare un po' di militanza. Intanto ringraziare Fandango Libri, perché nella loro collana documenti devo dire che danno la possibilità anche a delle associazioni, come l'associazione Luca Coscioni, di andare contro due problemi un po' del mondo contemporaneo, che sono, e lo dico tecnicamente, l'ignoranza e l'indifferenza. Cioè noi cerchiamo di contribuire con dei fatti, diciamo la scienza non è dedita alla ricerca della verità, ma alla produzione di fatti, per cercare di insinuare dei dubbi o comunque per far suscitare dibattiti pubblici, e stasera ne è un esempio, per andare incontro all'ignoranza tecnica, perché tutti abbiamo molte cose da fare, molte cose che ci distraggono, non sempre il tempo necessario per interessarci delle cose che alla fin fine invece ci riguardano. E quindi qui c'è un foglio, se volete lasciarci il vostro nome per ricevere anche delle informazioni di tanto in tanto, delle newsletter che produciamo su alcuni temi, siamo molto lieti di poter fare questo. Prima di entrare nella parte un po' più teorica, senza però fare troppi voli pindarici, faccio sempre questa domandina all'inizio: quante persone sono passate sotto i ferri di un chirurgo tra i presenti? Una maggioranza dei presenti. Ecco,
la prima volta che un chirurgo opera è la prima volta che un chirurgo opera. Se voi l'aveste saputo prima di entrare sotto, diciamo, in una sala operatoria, probabilmente ci sareste entrato un po' più preoccupato. E questo, secondo me, è l'esempio classico di come tutto quello che abbiamo detto, anche nel tentativo di giustificare una proibizione, non può reggere. Cioè, tu non puoi continuare a dare il beneficio del dubbio al proibizionista. Perché che senso ha proibire per un chirurgo italiano di esercitarsi su un cadavere? Non ce l'ha. Il cadavere, però qui torniamo al sottotitolo del nostro libro, deve essere made in Italy, perché se è di un italiano non si può, va importato dall'estero, o bisogna profanare una tomba, magari non so cosa ci si trova, ma insomma andare in un obitorio, farsi aprire il carrellino e esercitarsi sul cadavere a sua insaputa e della sua famiglia e soprattutto di ciò che prevede la polizia mortuaria, perché sennò ti mettono dentro, vi prendono i cadaveri, è un reato secondo il nostro codice penale. Perché tutto questo? Questo sicuramente è frutto, diciamo, di alcune paturne, chiamiamole così, d'oltretempo, però di certo è tra tutte le proibizioni che noi abbiamo raccolto, qui ce ne sono una quindicina, ma siamo pronti a scrivere proibisco ergo sum 2 e forse anche 3, tra l'altro uno dei temi è stato al centro di uno di questi incontri, contro il decoro. Io credo che sia un altro esempio classico di come si voglia andare sempre a infilarsi su cose totalmente inutili per cercare di promuovere delle politiche di controllo di comportamenti che non hanno alcun tipo, se vogliamo, di ripercussione negativa neanche nei confronti di chi di perpetua. Ma insomma, questo è un altro problema. Ecco, questo è il classico esempio di cosa non il contrario di quello che diciamo. Perché ti conviene proibire? Facciamo finta di non essere antiproibizionisti, quindi radicali, progressisti, liberali. E noi, in maniera neutra, brevissimamente nella parte teorica, applichiamo il cosiddetto principio di precauzione, perché o di fronte a un fenomeno nuovo, o di un fenomeno che potrebbe in effetti avere delle implicazioni negative per la salute individuale, animale, vegetale, il clima, le relazioni sociali, ci potrebbero essere degli elementi di criticità o di negatività o di tossicità, se dovessimo tornare a parlare delle droghe. Quanto può durare però un argomento a favore dell'applicazione di un principio di precauzione in termini temporali? Un lasso di tempo in cui si riesce a dimostrare che l'idea originaria dell'imposizione precauzionale di una proibizione, di un divieto, dalle limitazioni, in effetti ha consentito a, virgolette, governare questo fenomeno, cioè a evitare che quel che si riteneva potesse essere un pericolo o un rischio in effetti si è inverato. Allora, se noi dovessimo parlare di droghe, la prima convenzione in materia di droghe è stata adottata nel 1961. Qualcuno in sala ricorderà cosa succedeva nel mondo nel 1961. Eravamo al picco della guerra fredda, con gli Stati Uniti che hanno detto: se voi mandate delle navi a Cuba noi li bombardiamo, e quindi scoppia la terza guerra mondiale. Questi si sono trovati intorno a un tavolo e hanno detto: no, piante, le sostanze derivanti da queste medicine, perché poi così erano sempre state utilizzate, se escono dal circuito medico-scientifico possono diventare un reato. Però non hanno fatto quello che diceva Filomena prima, cioè hanno cristallizzato l'esistente al 1961 scrivendo sostanze e derivati, piante, in quattro tabelle. Quindi tutto quello che succedeva dal 62 in poi o gli faceva rimodificare tutte le volte le tabelle, o comunque non rientrava nello spettro delle proibizioni. E in effetti nel 71 e poi ancora nel 88 hanno adottato altre due convenzioni per aggiornare tutte le sostanze che nel frattempo venivano create, scoperte o in qualche modo modificate leggermente per non farle ricadere nelle proibizioni generali. Ma l'altro problema che ci fu nel 1961, che cancellò la possibilità quindi di avere all'interno delle convenzioni una norma che le potesse aggiornare su, non dico il principio di precauzione, ma eventuale dimostrata pericolosità dell'uso occasionale o sistematico di determinate sostanze, che non c'era un allegato scientifico. Non si diceva il perché una percentuale di THC piuttosto che di alcaloidi sarebbe stata intossicante, se non addirittura mortale.
si fissava arbitrariamente una soglia e si diceva tutto quel che va oltre questa soglia è da ritenersi appunto passibile di sanzioni penali. Cioè la scienza fu cancellata con una decisione politica e non fu mai più rinclusa nelle altre due convenzioni, dicevamo l'ultima dell'88, ogni volta si parla di droga. Lunedì prossimo io sarò a Ginevra all'Organizzazione Mondiale della Sanità perché, pensate voi, nel 2018 l'OMS discuterà di cannabis dal punto di vista delle sue possibili applicazioni terapeutiche. La cannabis è una foglia medicinale da almeno 4.000 anni e comunque da 20 anni negli Stati Uniti prima e in Europa poi viene prescritta per tutta una serie di condizioni, di patologie. L'ONU, che pur riconosce la morfina, quindi il derivato dell'oppio, come medicina essenziale, non si è mai azzardato a prendere in considerazione la possibilità che anche la cannabis e i suoi derivati potessero avere queste implicazioni di tipo medico. L'ultimo studio internazionalmente composto sulla foglia data, secondo voi che data? 1935. Da quando esistono le Nazioni Unite, l'ONU non se n'è mai interessato. Ci sono voluti degli stati che sono andati avanti, spesso anche cazziati dalle Nazioni Unite, ma che alla fine, insisti, hanno detto iniziamo a prendere in considerazione tutta la letteratura scientifica, gli esempi di legislazioni modificate, per poi un'altra volta, cioè l'anno prossimo si spera, fare una revisione critica di tutta questa letteratura scientifica e iniziare a suggerire, perché poi alla fine anche qua ci sarà da prendere una decisione politica, una modifica o delle tabelle o comunque delle politiche a livello internazionale, perché questo in effetti sì, se uno ne abusa può avere degli effetti negativi, posto che, come si dice, di cannabis non è mai morto nessuno, ma sicuramente sono più gli effetti positivi piuttosto che quelli negativi, visto e considerato che il paese che ha inventato la guerra alla droga ne consente da 20 anni la prescrizione per fini terapeutici. Allora, l'antiproibizionista pragmatico dovrebbe essere quello che ogni 2, 3, 5 anni bussa alla porta del legislatore e gli dice: oh, la precauzione ci dici per favore se ha funzionato o non ha funzionato. Ma questo per tutti, c'è diciamo temi molto più divisivi, però che anche qui soffrono di un'impostazione culturale che vede nel naturale e nel passato sempre il paradiso perduto, cioè gli organismi geneticamente modificati, a livello europeo sono consentiti, sono molto regolamentati, ma diciamo viene lasciato agli Stati membri un ulteriore aggravamento di leggi per la loro produzione a livello nazionale. Tutto ciò è stato proposto, io direi imposto, all'inizio degli anni 90. Sono passati 25 anni, la precauzione del 1992 a che cosa ha portato? Qui non solo si può più possono prendere in considerazione i rischi, ma anche i danni, perché dopo 20 anni si potrebbe iniziare a fare una valutazione di tipo diverso. E noi tanto in Italia non si sono mai piantati questi OGM, non li abbiamo mai mangiati e quindi non ci sono evidenze dei danni, e nessuno li ha mangiati direttamente il popcorn OGM in Europa. Solo che tutti voi che non siete vegetariani come me mangerete il prosciutto, quello che costa tanto, costa come la cannabis, forse anche un po' di più, o mangiate il parmigiano reggiano, quei maiali e quelle mucche nella metà dei casi sono nutriti con mais OGM, che non può essere prodotto in Italia come i cadaveri, ma viene importato dall'estero. Da non dalla Cina o dagli Stati Uniti, cioè il massimo del capitalismo, il massimo del mistero della produzione, ma dalla Spagna e dal Portogallo, due paesi altrettanto cattolici, ammesso in un concetto che ci sia questo filo stretto tra la divinità e la naturalità delle cose, che si sono creati un settore economico bello, florido, perché esportano a con gli omeri, come si dice a casa mia, come noi, che abbiamo deciso di non consentire la produzione, ma di consentire l'importazione di un prodotto, con il risultato drammatico dal punto di vista economico, per cui il mais in Italia negli ultimi 5 anni è scomparso quasi del 60%, laddove si produceva esclusivamente per fini di mangime. E questo è un altro esempio di ipocrisia imposta per non si sa rispondere a quali altri o alti morali. Filomena ci ha fatto l'esempio
delle cellule staminali embrionali, che anche lì non possono, e quelle made in Italy non possono essere utilizzate, mentre tocca importare anche queste da fuori. Vedremo che cosa succederà un domani che si possa consentire, come ci scrive qua Giuseppe Testa nel nostro saggio, un intervento curativo direttamente sugli embrioni tramite le tecniche più recenti di analisi e azione editing del genoma umano, e del genoma animale e del genoma vegetale. Tra i testi che troverete ce n'è anche uno che racconta le peripezie, diciamo anche qua, di interconnessione con il diritto penale di un nostro socio fondatore che ha clonato prima un toro e poi ha clonato una cavalla. Nel primo caso ha rischiato la galera, nel secondo caso a momenti gli danno la croce del cavaliere, sempre in Italia. Ma ancora oggi tutto questo viene fortemente scoraggiato, sicuramente nel circuito pubblico. L'altra, diciamo, peculiarità italiana è quella per cui, avendo noi recepito una direttiva europea relativamente al benessere degli animali che sono destinati alla ricerca scientifica, in maniera molto restrittiva, diciamo quasi totalmente proibitiva, anche qua si consente la ricerca purché queste bestiole non siano allevate in Italia, ma devono essere ancora una volta importate dall'estero. Allora, qui casca veramente tutto l'impianto della precauzione, perché se tu consenti qualcosa, ma non sulle cose tue, ma devi addirittura spendere dei soldi per consentire qualcosa, che tra l'altro non sono dei passatempi, dei vizi, ma sulla ricerca sugli animali, sulle sostanze, sui cadaveri e sugli OGM, si basa non soltanto molte cose che hanno a che fare con la salute, ma anche settori importanti dell'economia di un paese. La nostra pasta, che deve essere, diciamo, la più famosa al mondo, è fatta col grano ucraino o canadese. Chissà chi controlla come viene fatto questo grano ucraino-canadese. Ma allo stesso tempo abbiamo adottato, forse voi avete ancora perfezionato la legge, che ti impone quasi l'appello alle olive per fare l'olio extravergine di oliva made in Italy. Quindi quelle devono essere tutte italiane per fare l'olio italiano, noi sappiamo che questo non succede, però ecco, ci sono una serie di contraddizioni che qui, come noi riformatori diciamo, una riforma è come una ciliegia, cioè una tira l'altra, quando ha iniziato a aprire la porta, invece di arrivare alle cavallette, arrivano sempre maggiori libertà. Ecco, molto spesso quando entri nella casetta dei proibizionisti trovi talmente tante di quelle cose che hanno creato tutta una serie di problemi e ti rendi conto che o si indovina la chiave per aprire tutte le porte insieme, o se no c'è da sperare che da una porta si passi all'altra. Concludo con un altro esempio di cose che stanno avvenendo nel mondo. Dalle droghe passiamo a, non la chiamiamo prostituzione, ma lavoro sessuale. Anche qua credo che ci sia un'altra volta del discorso in maniera abbastanza laica. Non si capisce perché quella che viene volgarmente chiamata la professione più vecchia del mondo deve essere proibita. Cioè, se facciamo finta di credere ancora alla saggezza popolare, anche qua, dopo 4.000 anni, la professione più vecchia del mondo, nessuno a livello di Stato membro delle Nazioni Unite ha deciso di modificare in maniera strutturale, cioè non creando delle zone franche, una modifica per quanto riguarda la prestazione sessuale a pagamento, il che ci aiuterebbe in tutto quello che è stato detto prima. Perché noi abbiamo fatto questo libro, oltre che per andare incontro all'ignoranza e all'indifferenza, per fare anche delle proposte, perché ogni capitoletto conclude con un'ampia, diciamo, bibliografia e soprattutto con tutta una serie di proposte, di leggi, di emendamenti, di proposte di revisione politica che vogliamo continuare ad offrire alla politica. È vero che la politica è tutta intenta a guardare chi mette like su, sono incazzate come una iena e tutti fanno però noi speriamo, anzi siamo convinti, che invece la goccetta piano piano, insomma, sta roccia continua a scalare. Grazie. Grazie mille, Marco, per tutta, siccome gli argomenti sono tanti, insomma, toccano anche molto da vicino le persone, vi inviterei, se avete qualche domanda, qualche intervento, qualche suggestione, siamo qua, abbiamo ancora qualche minuto. Qualche critica, perché però giustamente siamo sempre a guardare i convertiti. Non lo so.
anche perché questo, il ricavato di questo libro va all'associazione Luca Coscioni e ci aiuta nelle nostre attività, come ci aiuta anche il 5 per 1000, che è una firma e può insomma, favorire. Sì, e siamo in periodo di dichiarazione dei redditi. Io inizialmente avevo un po' di imbarazzo a chiedere, però quella firma, se non viene messa, va qualcun altro. Insomma, aiutate le nostre attività. L'associazione Luca Coscioni è un'associazione che difende le libertà di tutti. Quindi è un invito che vi faccio. Libro 5. Fai un passaggino su un articolo, sulle ultime pagine, su quello che sta succedendo. Beh, la sua esperienza personale. Io lo posso fare in un unico modo, scusami. Allora, nel libro voi troverete la parte scritta anche da Marco, Mare la vita per l'eutanasia legale. Mancavano pochi minuti al termine della sua vita. Mi guardò fisso negli occhi e con quel soffio di voce che gli era rimasto ripeté per 3 volte grazie. Era la sera del 20 dicembre 2006 quando Pier Giorgio Guelbi mi esprimeva gratitudine per averlo aiutato a morire. C'erano Marco Pannella, Rita Bernardini ed Elisabetta Zamparotti. Scambiò le ultime parole con la moglie, Nina. Infine entrò nella stanza Mario Riccio, anestesista dell'ospedale di Cremona, l'unico che aveva risposto all'appello per trovare un medico disposto a rischiare per fare il proprio dovere, rispettare la volontà del paziente Welby e rispettare la Costituzione, in base alla quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge, articolo 32. Poi l'anestesista, il distacco del respiratore, la morte. Quella notte ho imparato che la morte fa parte della vita e ho constatato attraverso Pier Giorgio che per guardare la morte in faccia non è necessario essere eroi, basta amare la vita. Io ho voluto leggere questa parte, che è l'inizio della parte scritta da Marco, che insieme a Nina Webby, Gustavo Fraticelli, stanno portando avanti una disobbedienza civile per far entrare il nostro paese nella sfera dei paesi che hanno una legislazione che consente anche altre scelte di fine vita. Perché oggi abbiamo la legge sulle DAT, il testamento biologico, possiamo rifiutare delle terapie. È una legge che rafforza il rapporto medico-paziente. In questo periodo stiamo partecipando a tanti convegni. Certo, ci sono anche delle critiche, ma non esisterà mai una legge perfetta che prevede tutte le ipotesi possibili. Ci sarà sempre il caso particolare, come in tutte le leggi, dove dovrà intervenire su quel caso probabilmente la magistratura. Questa è una legge che ci consente di rifiutare delle cure, consente al medico di dire no, è sproporzionato, consente al medico di disapplicare quel testamento biologico se ci sono cure non previste al momento della redazione del testamento stesso, delle DAT stesse. Non consente però, cioè consente l'interruzione di terapie. È prevista l'applicazione di una legge che è precedente alla legge sulle DAT, le cure palliative e la sedazione profonda, ma non consente alla persona di chiedere un farmaco letale per dire voglio addormentarmi in questo momento. Su quello abbiamo una proposta di legge di iniziativa popolare che purtroppo, andando ad elezioni a breve, ci rivedrà per strada a raccogliere le firme, perché è stata depositata nel 2013, è stata calendarizzata e piuttosto che discutere di eutanasia si è iniziato a parlare di testamento biologico e oggi abbiamo quella legge sul testamento biologico. Le proposte di legge di iniziativa popolare hanno validità per 2 legislature, questa è una legislatura a quanto pare brevissima. Dovremmo tornare nei tribunali, intanto la disobbedienza civile di Marco Cappato, un'ordinanza che rinvia il 580 perché
chiarito che non c'è stato rafforzamento della volontà di Fabiano, avete tutti seguito, immagino, quel processo che è entrata nelle case degli italiani. Chi di noi non ha pensato per un attimo a quel cellulare che ci cade mentre guidiamo, la voglia di prenderlo, Fabiano, questo fece, e si è ritrovato in quelle condizioni. Un uomo che, come Welby, amava la vita, le ha provate tutte, però nel momento in cui ha deciso di dire basta, voleva addormentarsi, salutare tutti e non prevedere cure palliative, sedazione profonda che forse nelle sue condizioni avrebbero determinato un lasso di tempo più largo, più ampio. E allora non c'è stato rafforzamento della volontà, c'è stato aiuto al suicidio. 580 prevede dai 5 ai 12 anni di reclusione, non facendo differenza tra le due condotte. È vero, l'Avvocatura di Stato nelle sue memorie ci ha insegnato che esistono le attenuanti, ha difeso il 580. I giudici della Corte Costituzionale sono chiamati il 23 ottobre a pronunciarsi su un divieto che risale agli anni 30. Nel 1948 è entrata in vigore la nostra Carta Costituzionale, un concetto di bene vita diverso: da un lato la tutela della salute, ma dall'altro lato il diritto al rifiuto delle cure, la libertà personale inviolabile, tutele che riguardano la nostra vita rapportate anche alla Convenzione, che ci danno un panorama completamente diverso. E allora, coordino il Collegio Legale di Difesa Marco, non mi sembra corretto affrontare qui le motivazioni che prospetteremo dinanzi ai giudici, ci saranno motivazioni precise quel 23 ottobre. Ci auguriamo che i giudici delle leggi possano intervenire e fare in modo che non sia rimandata al legislatore, anche se abbiamo pensato anche alla parte della proposta di legge di iniziativa popolare su cui dovremmo necessariamente ritornare, ma che non ci siano mai più casi come Fabiano, che devono andare all'estero per esercitare una propria libertà, o Davide Trentini, dove era stata fissata l'udienza per il 31 di maggio a Massa. Mina Welby e Marco Cappato erano a giudizio, abbiamo rinunciato all'udienza dinanzi al GUP, stiamo aspettando la fissazione della nuova udienza, perché solo in questo modo possiamo chiarire che anche in quel caso non c'è stato nessun rafforzamento della volontà di Davide Trentini, c'è stato un aiuto, e come Marco Cappato ha dichiarato durante il processo a Milano, il suo è stato un dovere quello di dare una risposta ad una persona che, dobbiamo dire, in quelle condizioni viveva a Milano e poteva raggiungere la Svizzera, perché se avesse vissuto a Catania, Reggio Calabria, non avrebbe mai potuto affrontare quel viaggio che lo portava in Svizzera per le condizioni in cui era. Grazie. Seconda e ultima possibilità, se avete qualche curiosità, no? Basta. Allora, io vi ringrazio per l'attenzione, per essere stati qui con noi. Guardo Leonardo, immagino ci si possa aggiornare a settembre o ottobre con i libri della ragione. Ringraziamo di nuovo chi ci ha ospitato. Vi invitiamo all'acquisto del primo del disco Ergo Sum, in attesa dei successivi, dei sequel, senza spoilerare. E buona serata a tutti, e insomma il resto auguri.